Atmosfera caldissima al Ceravolo di Catanzaro per il derby storico tra Catanzaro e Cosenza. Partita sentitissima e che vede opposte le due formazioni calabresi in questa quinta giornata del campionato di Serie B 92-93. La tifoseria del Catanzaro ha avuto qualche dissidio ultimamente con la proprietà. Infatti la società calabrese è passata dalla Serie A a una Serie B e ha rischiato anche la retrocessione l'anno scorso. Ma oggettivamente è già un miracolo sportivo che i giallorossi siano ancora nella carretteria. Al contrario, il Cosenza neopromosso è seguito da tutti i suoi tifosi che cercano di spingere la formazione rossoblù all'impresa contro i rivali. Tutto pronto per il calcio d'inizio, arbitrerà il signor Gordiello Di Matteo. Buon divertimento per questo derby tra Catanzaro e Cosenza. Partenza a razzo del Catanzaro che si lancia sulla sinistra con Vinci che va alla conclusione col tiro, palla che si spegne alla sinistra del palo difeso da Zunico, ma interessantissima opportunità per i padroni di casa. Dopo l'avvio del Catanzaro che con Vinci ha sferrato il gol, fase della partita di studio, ma ora al 17esimo il Cosenza prova con Gazzaniho a scugnarsi nella retroguardia del Catanzaro dal tiro, para il portiere del Catanzaro Misefari, conclusione debole centrale da parte del numero 11 Cosentino. Siamo al 21esimo e si rivede il Catanzaro davanti con Catto in sganciamento offensivo da parte del difensore centrale. Il Catanzaro il tiro, bellissima la conclusione che però si spegne di poco sulla destra del palo della Cosenza. Si resta pertanto sul punteggio di 0-0. Siamo alla mezz'ora, brillante ripartenza del Cosenza e ancora Gazzaniho, il giocatore più attivo da parte della formazione ospite che può andare al tiro, seppur dalla distanza e col tiro, palla deviata da Misefari, calcio d'angolo. E siamo nel recupero del primo tempo ed è ancora Gazzaniho del Cosenza a provare a impensierire Misefari, ecco il tiro del numero 11 ospite, palla che termina alle spalle del portiere del Catanzaro, pertanto in pieno recupero il Cosenza passa in vantaggio zittendo l'intero stadio catanzarese e il Ceravolo è ammutolito. In questo momento, pertanto, mentre il direttore di gara, il signor Borriello, manda le squadre negli spogliatoi, il Cosenza ha realizzato il gol del vantaggio. Catanzaro 0, Cosenza 1, la rete di Gazzaniho. Siamo al 53esimo, il Catanzaro non ci sta a stare sotto nel punteggio e subito si è riversato in attacco a partire dall'inizio del secondo tempo. Ora Orati ha una buona opportunità, va alla conclusione, seppur pressato da un difensore, palla che termina sul fondo. Continua ad attaccare il Catanzaro anche se lo fa in modo un po' confuso e per il momento la difesa del Cosenza ha tenuto. Ora la palla buona ce l'ha Mollica che va al tiro quando siamo giunti al 71esimo. Ecco il tiro del centravanti del Catanzaro. Buona la risposta del portiere Zunico che salva il Cosenza. Continua l'assedio del Catanzaro alla porta del Cosenza. Siamo all'82esimo e ora la palla gol è clamorosa per Mazzola a seguito di una insistita azione al centro dell'attacco del Catanzaro col tiro incredibile, tiro centrale debole e il portiere Zunico riesce a porvi rimedio evitando quindi il gol del pareggio. E difendendosi con le unghie come i denti, il Cosenza strappa i 2 punti al Catanzaro. Una vittoria nel derby che arriva grazie alla rete nel recupero del primo tempo siglato da Gazzaniho. In effetti, il Cosenza, dopo un avvio difficile per merito del Catanzaro, che era andato vicino al gol con Vinci, ha giocato meglio, ha avuto almeno 2 o 3 situazioni intriganti. La rete del recupero permette pertanto al Cosenza di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, il Catanzaro si è riversato in massa nell'area degli ospiti, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. Clamorosa l'opportunità capitata sui piedi di Mazzola all'83esimo, ma Zunico ha risposto senza problemi. Termina pertanto con il successo del Cosenza a questo derby calabrese, ribadendo il punteggio finale, Catanzaro 0, Cosenza 1.